Ciao ragazzi a tutti, sono io, bentornati in questo nuovo episodio, questo nuovo video. Continuiamo la stagione, la patch del rework dei tank. E oggi vi porto Zac. Perdonatemi se mi vedete con questo buiume incredibile, ma oggi Novara è una merda. C'è pioggia, c'è vento, c'è boh, sembra di stare a ottobre. No, neanche, a novembre. Sembra letteralmente di stare a novembre, però vabbè. Povera primavera, non me la vedrò più. Io che devo uscire a prendere i Pokémon, vabbè, non ce la farò. Fa niente, allora ragazzi, Zac. Non è cambiato moltissimo, ma comunque è cambiato abbastanza significativamente. È cambiata la Q, è cambiata la R. E la R è qualcosa di veramente straordinario se riusciamo a usarla. Se non riusciamo a usarla, no. Cioè, è difficile da usare. È un po' difficile da usare. Ora ve lo spiego proprio a grandi linee. Come funziona la Q? Praticamente con la Q Zac appiccica uno dei suoi bracci al nemico, rimane appiccicato finché ovviamente siete in un'area, e se ricliccate con l'attacco base sul nemico stesso, se non sbaglio non dovrebbe succedere niente, ma se cliccate con l'attacco base su un altro bersaglio, praticamente Zac tira indietro l'altro braccio per avvicinarlo al suo e gli fa schiantare sia il braccio appiccicato sia quello. Sia quello che, non, che ha attaccato con l'attacco base. Insomma, è così, detta così è un po' strana da capire. Ma appena riusciamo ve la faccio vedere. Allora, grazie per il leash, me l'ho fatto veramente molto buono. Ovviamente con Zac si inizia di W perché è l'unica skill che comunque fa danno in percentuale e ha relativamente poco cooldown. Vedete, fa 101. Prima abbiamo fatto 150 al buff. E poi ogni volta che raccogliamo un pezzo della nostra passiva, vedete che il cooldown si abbassa di un secondo. Quindi è la cosa proprio migliore per iniziare. Perché le altre skill hanno veramente troppo cooldown. La W è l'unica cosa che si può alzare all'inizio. Adesso andiamo a farci il red. Sblocchiamo la Q e vediamo di gankare con lo Yasuo molto appetitoso. Come sapete, gli Yasuo attraggono a sé sempre molte molte gank, proprio per la loro natura yasuesca. Questo lo smaito subito perché tanto non dovrebbe esserci Amumu che mi rompe il cazzo. Cioè, una Amumu che invade mi pare un evento molto, molto raro. Non è che capita tutti i giorni. Ok, facciamo così. Ora vediamo se riesco a farvi vedere la Q. Non dovrebbe aver wardato, eh? Vediamo un po'. Aspettiamo che finisca il tornado. Perfetto. Ok. Ok, visto, 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 visto. Avete capito, no? Come funziona? Dovrebbe ucciderlo. Ok, ho dovuto assolutamente perché mi sa che non ce la faceva. Comunque, avete visto quello che ho fatto? Q su Yasuo, ho autoattaccato il minion e boom, è tornato indietro. Questa è utilissima perché rispetto a prima è molto, molto, molto più utile gankare così. Niente, se lo faccio a questo, boom! E si schiantano assieme. Cioè, praticamente mi prende uno di qua e fa boom! È abbastanza buono. È abbastanza buono, molto meglio di prima. Diciamo che facilita abbastanza le gank di Zac, che già sono tanta roba. No, c'ho 1046. Io diciamo che mi vorrei mettere il Cinderhulk, ma visto che comunque il Cinderhulk l'hanno. Bravo. Il Cinderhulk l'hanno nerfato un pochino. Mi andrò a mettere questo qua. Mi andrò a mettere questo qua. 1 e 1, 2. Scendiamo di cattiveria. Adesso Yasuo nel flash. I'll come back top. Torniamo indietro top lane. Prima ci facciamo però questo. Ci facciamo questo percorso. 1, 2 e 3. Speriamo che l'abbiano capito. Bot non dovrebbero avere troppi problemi. Comunque io ci tengo a rigankare la lane che non ha il flash. Perché uno Yasuo senza flash. Poi mandando avanti Fiora mi assicuro praticamente il game. La cosa migliore quando gankate è gankare una lane che voi siate sicuri che nel lungo periodo vi frutterà. Fiora è un champion molto molto forte che può tranquillamente carriare. E quindi ovviamente io andrò a gankare una Fiora, non un Vel'Koz che è fragilino e potrebbe non carriarmi il game. Quindi diciamo che è meglio che io ganchi Fiora, anche perché comunque Yasuo ha. Qua non c'è niente, qua non c'è niente. Ok. Amumu Probe Bot. Allora, visto che io non ho trovato niente qua, vuol dire che. E visto, visto, Amumu era botlane. Ops, ho sbagliato. Mi ha sgamato? O mi ha sgamato o era collato?
O mi ha sgamato o ha recollato. Questo è un po' bad perché io non ho neanche da farmi. Non ho neanche da farmi la giungla sua, capite? Quindi è un po' una merda questa. Ecco, io, ora sto facendo niente, sto aspettando qua a far niente. Quindi farò una cosa un po' inusuale. Aspetterò. Letteralmente camperò qua, Yasuo. E appena arriva lo ganko. No, don't push. Vabbè, può anche pushare in effetti. Può anche in effetti pushare. Spero non sia wardato, perché sennò mi incazzo. Perché sto perdendo molto tempo qua. Sto perdendo molto tempo. Dai, dov'è quel tizio? Oh, eccolo qua. Ok, beh, non è stata una bella gank in effetti. Non è stata una bella gank, però. Però una merda, insomma. Non è stata una bella gank per niente. Purtroppo Yasuo se n'è andato proprio mentre io lo stavo per gankare. E unlucky. E non c'era neanche niente da farmare. Me ne sarei dovuto, avrei dovuto recallare semplicemente e cambiare bersaglio. A volte anche essere persistenti non va bene. Ok, buona. Facciamoci i Krags che sono molto buoni. Poi con Zac è abbastanza facile farseli. Non è che ci prende così tanto tempo. Soprattutto se prendiamo questi cosi. Ok. Ovviamente si maxa la E, manco ve lo sto a dire. Perfetto, adesso vado a farmi uno è blu e dovrei arrivare al 6, che voglio farvi anche dare il 6. La loro botlane è totalmente senza escape, dovevo considerarlo prima sto fatto. Ora vado a gankare la botlane. Prima ci facciamo i lupetti. Ok. Perfetto. Raccogliamo sempre i pezzi perché oltre a darci HP ci riducono il cooldown della W, che è molto molto importante. Poi abbiamo le pozze, quindi usiamole. Ci facciamo il blu. Fiora è stata gankata. Vorrei avere lo smite. Sei anche salvata? Brava. Vorrei avere lo smite per quando ganko, però mi sa che non ce l'avrò. Eh no, perché devo usarlo qua, sennò mi perdo troppa vita. Non ho ancora il. Cazzo, c'è morto. Non ho ancora il 6. Prendiamo questi. Sì, lo so, ho guardato. Dovrei riuscire a toglierla. 1, 2 e 3. Perfetto, gli ho tolto la ward. Ora loro saranno sicuramente nel panico. Amumu non è che è andato a farsi il mio coso, vero? Se io qua avessi il 6. Eccolo qui, il signor Amumu. Mi vuole attaccare? No. Bravo, Vel'Koz, bravo. Cambio di piani. Ganko di nuovo la top lane. Ecco, a me non piace fare il jungle proprio perché ci sono queste cose. Ci sono dei periodi, dei momenti in cui non so letteralmente dove andare. Perché io, raga, non sono in jungle. Cioè, ci provo, ma è difficile. Mumu refuse to gank. Lol. Ok, ho il 6. Ora mi devo fare il red, ho anche un botto di gold, eh. Ho anche un botto di gold. Potrei tranquillamente recallare. Anche perché non c'è Yasuo, quindi mi sa che recallerò. Vabbè, ho fatto un po' di power farm, che non è male, però, insomma, Zac è un jungler famoso per le sue continue gank. Però visto che comunque abbiamo una Mumu contro che fa un po' schifo. Ne approfittiamo, dai, ne approfittiamo. Allora, io vorrei tanto fare una cosa del genere. No, però non ho le scarpe. Vabbè, sti cazzi le scarpe. Con questo oggetto ho un burst incredibile. Allora, Fiora se la sta cavando un pelo male. Devo andare ad aiutarla. Devo andare ad aiutare. Non ce la farò. No, Fiora, mi dispiace. Brava! Sto arrivando, mate! Come faccio? È troppo tardi, ha flashato, raga, potevo farci poco. Vabbè, davvero? 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 Fuck this, Mate, you should have come to me. Invece di andare di là. Hai fatto un giro del cazzo. Hai fatto letteralmente un giro del cazzo. Poi mi sono fatto prendere da un momento deficiente.
Mo sta 3-1 il tipo. Qua ha sbagliato Fiora. Guarda che gli avevo pingato. Doveva semplicemente fare questo lavoro qua, così. Oh, di là. Semplice. E invece ha fatto tutto un giro del cazzo. Ha fatto così, così, così. Totalmente senza senso. Vabbè, fa niente, dai. Mi sta un po' sul cazzo sta cosa, perché sono morto, ci ho perso la passiva, ci ho perso anche l'ulti. Però vabbè. Ora lo ganchiamo perché è il red. Sì, lo so, sto arrivando. Guarda, se mi fai morire di nuovo, però mi incazzo, eh. Oh, alleluia. Finalmente. Really cosa? Ma stai zitta che fai schifo. Ma almeno ringraziami. Ma guarda, non manco le rispondo. Non ce l'avremmo fatta a prenderlo. Quanto vale che flash me la prendo io la kill, visto che tu fai schifo. Però non gli rispondiamo, perché sono finito. A volte le previsioni di gank non vanno come sperato. Io ricordo che ho detto all'inizio che una Fiora mi dà più possibilità di un mid di una bot, ecco. Non una Fiora stupida. Però vabbè, l'importante è che ho preso la kill, ho preso lo shutdown. Qua dovrei andare al Drake, però vedo che Velko se la sta cavando benissimo senza di me. Però adesso andiamo a farci il Drake. Maxiamo la... Penso di dover maxare la Q. Non ne sono molto sicuro, ma penso proprio di sì. Penso proprio di sì. Ryze ormai è nel buio più totale. Facciamoci sto coso. Ok, vorrei anche prendermi quel pezzo. Però non ce la farò. Madonna, i danni che fa il Cloud Drake sono incredibili. Solo smite, sì? Ok, perfetto. Poi ganchiamo subito la botlane che vedo che sta arrivando. Ok. Perfetto. Oh! Ecco la ultima, raga. Sì, però non farmi morire. Vabbè. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque sia. Questa è la ultimate. Questa è la ultimate. Cosa succede? Zac sul posto si liquefa. Oddio, si liquefa. Non so come si dice. Vabbè. Si scioglie in quel blob gigante che avete visto. E praticamente... Un attimo che mi faccio questa cosa, questa cosa nuova. Praticamente, riposizionandosi col cursore dove volete, in un'area abbastanza, non troppo grossa, piccolina, porta tutti i nemici che ha preso in una palla, li porta dove volete voi. Io l'ho portato vicino al mio D-Carry, che poi... Caitlyn poteva benissimo usare la E e fargli l'headshot, ma boh, forse non ce l'aveva, comunque fa niente. L'importante è che abbiamo killato. E che io vi ho fatto vedere come funziona. Fiora è morta di nuovo. Di nuovo. Fiora è bella scarsa. Big danni. Ho fatto 500 di E. Fiora è un po' scarsetta. Per fortuna che abbiamo... Per fortuna che abbiamo coso. LOL. Per fortuna che abbiamo Vel'Koz. Zac, go to fuck off. Io manco ti rispondo. Don't even talk. Ok. Perfetto. Ora questo qua è mio. Ok. Vabbè, mi ha lasciato il grosso. L'importante è quello. Che mi abbia lasciato il grosso. Poi di quelli piccolini poco mi importa. Ok. E ora questi si ammazzano da soli. Praticamente perfetto. Ho farmato veramente tanto. Però adesso vado qua e ganco. No, non posso. Continuo a farmare.
È molto facile farmare ad area con Zacchia. È veramente molto facile, quindi guardate in quanta facilità mi faccio i campi. Hopla. I'm a miss there. Arrivo. 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 Boom. Avete visto? È bellissimo. È bellissimo, è bellissimo. In teoria dovrei prenderne di più, eh. Non servivano quei flash, però va bene. In teoria dovreste prenderne il più possibile. Cioè arrivare di non capparli tutti e prenderli. Però se non ce la si fa, va benissimo anche così. Alla fine l'ho portato dove volevo. Sta arrivando Yasuo, ma in teoria dovrebbe morire. Ok, ha flashato. Perfetto. Questo ce lo prendiamo? No, direi che non ce lo possiamo prendere. No, 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 no. Vabbè, Amumu si è suicidato, eh. Oh, vieni qui. No! Vabbè, ok. Potevo evitarmi il flash. O forse no, perché mi avrebbe colpito la torre. Quindi ho fatto bene a usare il flash. Andiamo via però adesso. Basta, 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 basta. Recuperiamoci tutto. Recuperiamoci i pezzi di zacchite qua. Il blu non c'è. Fa niente, dai. Andiamo back. Penso che Velko sia morto. Sì, ora è morto. Lucky mate. Ora noi ci mettiamo questa bella corazza. Questa corazza super bellissima che ci consente di diventare il doppio. Però non abbiamo HP. Forse devo mettere qualcosa di HP prima. Sono veramente facile. Cioè, sono uno Zac da danno al momento. Questa non è la sua build ottimale. Io sto facendo full HP perché siamo avantissimo, quindi non ho bisogno di essere tankoso. Però adesso qualcosa di HP me lo metto. Tipo un Randuin è abbastanza buono, considerando che ci sono sia Twitch che sia Twitch che Yasuo. E Yasuo è anche abbastanza fiddato, quindi sì, mi farò un Randuin. Però guardate come mi faccio in fretta ai campi. In teoria potrei anche ammazzare a Twitch da solo, eh. Ci proviamo? Quanto fa la ulti? 100... Ok. Sì, sì, me ne sono accorto. Enemy has been slain. Ah! Ah! Sono morto. Sono stato sfortunato. Come al solito. Perché non l'ho preso con la E. Vabbè, fa niente. Però che palle, ma fa niente. Non l'ho preso con la E. Avrei dovuto prenderla con la E. My bad. Facciamoci sto Randuin, dai. Facciamoci sto Randuin. Ovviamente qui. Ah, la Ruin King, vabbè. Senza HP queste cose non posso farle. Ma niente, era un esperimento. Che sfiga che non l'ho preso con la E. Però li avrei fatto malissimo. Li avrei fatto davvero malissimo. Ora loro stanno facendo il Drake. Cos'è il nostro il secondo Cloud? Che schifo. Ma dateci degli Infernal, dei Mount. Questi Cloud pidocchiosi. Fanno veramente cagare i Cloud Drake. Cioè, ci stanno bene solamente in alcune comp. Per il resto fanno schifo. Il red lo lascio prendere a Kate se lo vuole. Ok. Oh, finalmente ho fatto qualcosa di decente. Punk. Rampage. Preso! No, ho sbagliato! No! No! Oh, ok. Mio! Boom! Fammi andare a prendere il Baron. Il Baron? Va bene, dai.
Facciamoci il Baron. Però qualcuno deve tankarlo. Non sono proprio propriamente tankoso, quindi ho un po' bisogno di tankarlo. Non ho HP. Fatemi prendere i pezzi di schifo. Fatemi prendere i pezzi di schifo. E ora vi faccio vedere il God Smite. Bello, vi è piaciuto questo smite? Anche a me. A me è piaciuto molto. È stato molto rischioso. Ok. Ok. E perfetto. Ora torniamo indietro, ci mettiamo questa cosa qua. Uno. E togliamo sta merda e ci mettiamo un altro Ruby Crystal. Hanno cambiato la ricetta. Quindi era un po' spaesato. Hanno cambiato la ricetta del round. Prima era la Giant Belt più quella roba. Adesso invece è diverso, perché hanno diminuito la vita di tutti quanti gli oggetti. Tutti. Perché altrimenti con questo robo sarebbe diventato troppo, troppo forte. Che già sto oggetto è molto forte. Questo oggetto è molto forte. Raga, non fuggite senza di me. No, non fa. Yavo se ne sta scappando perché ha già capito che tanto è morto. Ma sì, ma raga, non serve a niente. Cioè, tanto vale che mi metto a junglare. Non servo una minchia, non servo. Boom. No, ammazzatelo! Aiuto! Ah! Ok, boh, sono salvo. Potevo anche utilizzare l'uno, in effetti, però sti cazzi. Ok, qua l'ho utilizzato. Ok, come vedete sono... Mi ha raddoppiato la vita, altrimenti sarei morto. Posso andarmene? I should get a soup. Perché io sto junglando mentre i miei amici prendono l'inhibitor? Volete sapere perché? Boh, sono scemo. Perché non hanno bisogno di me. Forse un po' ne avevano bisogno. No, che noia, sempre sti flash. Sempre sti flash. Preso. Killing spree. E niente ragazzi, questo è il nuovo Zac. No, ho sbagliato l'ultimate. È difficile usare l'ultimate, non è più come prima. Ace. Non è più come prima l'ultimo, quindi è difficile da usare, anche perché non c'ho confidenza. I am dead. Help. No! No! Ma maledetti, hanno focussato tutti me. Che pezzi di merda. Vabbè, fa niente. Randuin e Kindlegem per ora. Avevo il Gargoyle Stone Plate, potevo usarlo. Che idiota! Mi avrebbe aumentato la vita di un bel po'. Zach Boy, yes. Depends on his size. Ok, niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete un bel mi piace, mica sta prendendo che palle. Mettete un bel mi piace, commentate, condividete e ci vediamo al prossimo. Ciao.